Benvenuti ad una nuova edizione di Social Pharma News. In prima pagina parliamo di organi artificiali o ibridi, futuro della medicina. Dal fegato ai reni ibridi, ovvero metà umani e metà artificiali, alla tiroide prodotta in laboratorio con cellule staminali. Organi artificiali o bioartificiali, tessuti sintetici e protesi super tecnologiche potranno ridare benessere a molti pazienti che oggi sono senza altra possibilità di cura, oppure in attesa di un trapianto di organi, oppure non idonei adesso. Se ne sta parlando in queste ore a Roma, all'Università Cattolica, con i massimi esperti del settore, in occasione del congresso della Società Europea degli Organi Artificiali. Parliamo di tumori, potrebbe bastare una semplice e meno invasiva analisi delle urine invece del pap test per sapere se si ha il papillomavirus umano, causa del tumore alla cervice uterina. Uno studio della London School of Medicine and Dentistry, segnalato oggi dal quotidiano The Independent, ha verificato infatti che i test delle urine sono accurati ed efficienti e possono essere un valido aiuto nell'aumentare lo screening per questo tipo di cancro. Vitiligine, nuove speranze dall'abbinamento tra il farmaco e le lampade. In una nuova ricerca realizzata presso l'Henry Ford Hospital di Detroit e pubblicata sul JAMA Dermatology, i ricercatori hanno messo alla prova l'abbinamento delle lampade con l'alfa-melanotide, un farmaco in attesa di approvazione da parte della Food and Drugs Administration americana. Nello studio multicentrico svolto in quattro strutture sanitarie degli Stati Uniti, un team di dermatologi ha verificato sicurezza ed efficacia del trattamento combinato del farmaco. Lo studio su 55 pazienti ha dimostrato che la ripigmentazione avveniva più rapidamente nei pazienti sottoposti al trattamento combinato rispetto agli altri. Morti da analgesici quadruplicate in un decennio. Le morti per overdose non riguardano solo le droghe pesanti, come siamo soliti pensare, ma riguardano anche i farmaci. Stiamo infatti parlando di analgesici come idrocodone, morfina e ossicodone, che vengono prescritti per controllare il dolore. Questi farmaci, secondo le stime dei Centers for Disease Control americani, sono state la causa di 3.000 morti non intenzionali nel 1999 e sono saliti a quasi 12.000 nel 2011, una cifra spaventosa se si tiene conto che stiamo appunto parlando solo di farmaci. La cronaca, bodybuilding e farmaci. Sono state sequestrate 4.000 pastiglie. I carabinieri del NAS hanno eseguito nelle scorse ore in diverse province italiane 34 decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Perugia nei confronti di 4 noti bodybuilder di fama internazionale e indagati per traffico illegale di farmaci anabolizzanti e stupefacenti. I farmaci venivano reperiti in Inghilterra e in parte nelle farmacie di Perugia e Massa Carrara, con delle ricette false che si autocompilavano. I militari stanno anche vagliando la posizione di alcuni farmacisti. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, l'appuntamento è alla prossima settimana.